visto che questo video qua si è visualizzazione. Video di fine partita, attenzione, adesso, visto che ce l'ho di fianco, partiamo con Max Rizzati, analisi della partita, è stata molto accesa. Sì, spalle di sicuro non bella, però appunto giustamente il Sud Tirol è una squadra che non ti fa giocare bene, è vero, appunto tra i vari commenti che ne sono scaturiti, e, però alla fine... È un ponticino, è un brodino, vabbè, i brodini a volte vanno bene anche quelli, insomma, 5 punti in 3 partite, forza di DR. Deborah, vi faccio un saluto, com'è andata Ciao. L'esperienza di match? Beh, sempre benissimo, cioè oddio, io un po' meno. Non è vero, non è vero, non è vero. Bravissima. Ho tenuto Matteo dopo perché Matteo si deve sfogare. Ma no, dai, buon punto, il Sud Tirol onestamente meritava, secondo me, bisogna essere anche sportivi delle volte. Bisoli è un allenatore che mi piace tantissimo e si vede il tipo di gioco che propone. De Rossi di buono deve prendere il risultato, ma credo che debba crescere e crescere anche con poco la squadra. Comunque andiamo a Terni per provare di vincere. Quindi soddisfatto o non soddisfatto oggi? No, non sono soddisfatto perché la squadra non mi è piaciuta, una partita molto noiosa secondo me. Ti ripeto, di buono solo il risultato, perché su Tirol se vinceva 3-1 dovevamo stare zitti. Però la serie B è imprevedibile, magari andiamo a vincere a Terni, chi lo sa. Ecco, questo la buttiamo lì, Questa mi piace. 3-0 a Terni? Beh, non ci sa mai il caso. 3-0. No, 3-0 no. Io di Ternana 0, Spal 3, va bene. Sto prendendo Napoli 3, Sassuolo 0, che qua in studio mi screditavano. Poi andiamo da Nicola. Mi piace l'essere positivo per te. Nicola, puntata pepata oggi. Puntata pepatissima. Soprattutto nel finale, quindi... Gente accesissima, proprio arrabbiatissima. No, arrabbiatissima no. Diciamo, tanti punti di vista, effettivamente c'è da dire si è disquisito anche. Quel vantaggio iniziale ci aveva ingolosito. E illuso anche. E quindi diciamo, perché insomma, ci siamo rimasti un po' male perché speravamo di portare a casa 3 punti, così non è stato, però guardando i vari punti di vista devo dire che apprezzo anche il punto di vista di Rizzati, portiamo a casa 5 punti in 3 partite, cosa che non è assolutamente male, soprattutto reduce dall'ultimo di Venturato, per cui che dire, visto che la spalla è imprevedibile, la Serie B imprevedibile, mai dire mai, andiamo a Terni con un po' di timore, ma potrebbe anche portare a casa almeno il pareggio famoso che viene sempre citato. Quindi l'appuntamento con match è sempre sabato alle 14, sempre perché si gioca alle 14 per ancora 2 o 3 partite. Esatto, poi avremo il 27 che sarà una domenica alle 15, ma quello sarà un caso a parte. Insomma, per adesso sempre alle 14, sempre di sabato e non cambiamo. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori. Rigorosamente. Ciao a tutti, a sabato prossimo.